Hi people of YouTube, welcome to a new episode of Crash Tag Team Racing. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Vi avevo promesso che dopo Doki Doki avrei scelto un gioco fra PS2 e Game Boy Advance. La maggioranza di voi ha votato per la PS2 e avevo scelto questo e appunto un altro gioco del Game Boy Advance che penso che terrò da parte per il momento, perché ho intenzione di giocarlo. Magari chi mi conosce tra l'altro saprà anche cosa avrò scelto, ma vi lascio la sorpresa per voi che ancora non lo sapete. E visto che tempo fa avevo fatto un video su questo gioco, ho detto perché non farlo nuovamente e portarlo tutto. Crash Tag Team Racing è uno dei pochi giochi di macchine che mi piace veramente, quindi direi di mettere il nostro nome. Gecko. Ecco fatto. Mettiamolo sulla memory card 1 che esiste. Nell'ingresso numero 1, ovviamente. Grazie. E salvataggio riuscito. Facciamo il Motor World e entriamo nel parco. Aspetta, feature. Quanto tempo da bambino con sto gioco ci passavo questa stronzata. Dio mio. Un caloroso kikiriki a tutti voi, cari amici sportivi. Ciao. Qui è Chick Gizzarlips che ciao, vi dà Chick. Benvenuto all'ultima corsa del Motor World di Von Klutsch. Esatto, Chick. Nel probabile ultimo giorno di attività del parco, Von Klutsch dovrà far calare il sipario sul suo sogno di tutta una vita. Von Klutsch, il folle genio cyborg, ha creato il più avanzato parco tematico per... Tra l'altro, voi che siete più esperti della lore di Crash, Von Klutsch si vedeva anche in altri giochi? Non mi ricordo. Le si sono disputate sono troppo truculente per essere descritte. Ehi, non per me, amico. Hai mai triturato un prosciutto in una cipatrice? Io sì. Io sì. Oh, mi dispiace, ma ora tutte le gemme del potere di Von Klutsch sono state rubate. Già. Quel pazzoide deviato ha solo poche ore per ritrovare le sue gemme del potere, o per lui sarà proprio la Io. Fine. Ebenezer Von Klutsch ora rischia la proprietà del suo parco in una gara senza alcuna esclusione. Già. I partecipanti dovranno sopravvivere alla sfida di ognuna delle 5 aree del parco e recuperare tutte le gemme del potere. E chi ci riuscirà? Che cosa vincerà? Bella sta parte iniziale, poi. Con le galline. È soltanto una questione di tempo. Presto ci libereremo di questi fastidiosi. Tra l'altro, ho recuperato sempre altri due giochi di Crash che ho intenzione di giocare. Non presto, ma che giocherò. Mi resta solo poco tempo prima di essere caput. Dobbiamo trovare Caput. Non essere nessuno tra voi che vuole accettare sfida di più grande corsa di tutti i tempi. Eccoci. Con lui. Con lui che col cambia cappello ogni due secondi. Mi sembra che siano stati trovati tutti i piloti. Ci siamo. Ok, tutorial delle balle. Occorre risposta alla levetta analogica a sinistra o premi i tasti direzionali nella direzione in cui vuoi spostare Crash. Va bene. Non rido. Ehi, dove va? Non so perché è andato a destra per qualche motivo. Allora, rieccoci qua, non più con una qualità scadente, ma con una qualità di tutto rispetto. Allora, ce l'ho in 1080, non perché più alto non possiamo andare, ma per semplificare la registrazione. Ovviamente per superare alcuni piccoli oggetti dovrai saltare. Ora ovviamente premi tasto X e facci vedere un salto singolo. Avanti, provaci. Potrei metterlo in 2K come avevo fatto anche per altri giochi, ma con la registrazione non voglio sovraccaricare il troppo. O meglio, non è il gioco il problema, ma sarebbero le cutscene, perché ovviamente le cutscene sono renderizzate in un modo e più di quello non vanno, quindi andrebbero lente. Mentre invece 1080, 2K, i modelli, cioè, guarda Crash, porca miseria, sembra un gioco uscito oggi. Fai un doppio salto per superare ostacoli più grossi. Sì, come se non lo sapessi, dai. Allora, qual è il modo migliore per ottenere più soldi?
Sappi che raccoglie le monete per comprare gli oggetti. E sono persino dentro alcuni oggetti. Lo so. Raccoglile tutte e poi datti a spese pazze. Viva lo shopping! Allora, prendiamo queste qua che 50% delle persone che ha giocato a questo gioco sicuramente ha dimenticato quella scatola. Perché è una zona che tu pensi, ok, devo andare dritto, cosa succede se vado di qua? Niente, l'esplorazione ti porta ad avere un pochino di soldi in più. Gioco, devi eseguire il lancio del corpo. Va bene. Premi il tasto X, poi premi il tasto cerchio mentre sei ancora in aria e lanciati con il corpo. Ecco fatto. Allora, ci siamo lanciati con il corpo. Qui abbiamo il Frappe Wumpa che ci raddoppia le monete, quindi prendiamo. Raccogli tutto, Crash. Ora scendiamo di sotto, di qua, dove abbiamo lasciato le casse apposta, proprio per questa evenienza. E andiamo. No, non ti buttare di sotto. Da questo lato. Ecco fatto. In questo modo abbiamo già recuperato. Dai, non ho tempo. Hai raggiunto la tua prima scala. Ok. Chi gli fa una foto? Vuoi salire su una scala? Chi gli fa una foto? Per saltarci sopra. Abbiamo già a inizio gioco 500 monete. Non male, eh? Oh, questo posto fa schifo. A volte il pavimento ti si distrugge sotto le ruote. Già. E salta se incontri dei. Okay, se incontri dei e non lo sapremo mai. Le pedane di salto consentono a Crash di raggiungere punti fuori dalla sua portata. Immagino. Per usarle premi il tasto X e poi salta sulla pedana. Ehi, questo gioco è una figata. Questo gioco è una figata. Allora, di nuovo, scatola e Frappe Wumpa. Dovremmo raggiungere all'incirca le 600 monete. Che già a inizio gioco possono sembrare poche, ma in realtà è già qualcosa. È già qualcosa queste 600 monete, eh? Cosa vuol dire tutto questo? Ma lo sai con chi hai a che fare? Vuoi essere famigerato e malvagio, dottor Neomollusco Cortez? Neomollusco. I vostri giochi. Per un momento ho pensato che tutto era perduto per Von Klutsch, ma quando io vedo i miei eroi di videogiochi, il mio interiore a fremere di gioia. Beh, fremi quanto vuoi. Io ho un appuntamento con il dominio del mondo. Nine! Serve più piloti per recuperare cemme di potere. Il primo che riporta tutte cemme di potere. Yerkal Park! Il proprietario del parco. Guarda, anche mia amata cemma di potere nera è sgombarza. Forse questa è la risposta al nostro dilemma. Questo folle parco sarà il nostro terreno fertile per piantare un nuovo seme del male. Certo, Engine. La base del male, tutti i bomboloni che vogliamo. I bomboloni. La distruzione dei Bandicoot, tutto in un colpo solo. Non corre, non così in fretta. Sono Casalina Opossum. Corro per il vecchio Von Klutsch. E sono Twilight Sparkle. Vedrete. Quindi se vinco mi cederai tutti i diritti su questo parco dei divertimenti senza fare domande? Magari un paio di indovinelli. Tutti i fritti. Cos'è quell'essere? Quella essere mia mascotte di parco. Vele Von Pacex. Ciao. Che schifo. Ok, Von Klutsch, è andata. Da dove cominciamo? Hi-li-ho, alla statua devi andare. Di qua o di là. Ho perso le mie gemme. Una però è lì. Vai a prenderla. Ho perso una gemma, però guardala lì. È proprio lì comoda. L'hanno lasciata lì. Allora, prendiamo queste ultime monete con questo poco di Frappe Wumpa che c'è. Ecco fatto. Uno, due. Buttati di sotto! Vediamo se riusciamo a recuperarne ancora qualcuna. Niente. Comunque il tutorial diceva: le gemme del potere sono lì, vai a prenderle. Ed ecco qua. Porta la gemma alla porta di Mystery Island. Allora tu, che cosa ci dici? Crash Bandicoot, che sorpresa! Ti offro un frappè extra large. Beh, sì, mi piacerebbe. Oh, mi vengono subito i lividi. Beh, certo, perché sei fatto di Frappe Wumpa. 650 monete, non male. Possiamo parlare con quasi tutte le persone qui nel parco. Sai cosa vorrei? Che ci fossero più cartelloni divertenti qui in giro. E possiamo colpirli tutti. Semplicemente fantastico. Certo. Aspetta. Ecco fatto. Che ne dici di più?
Che ne dici di piantarla? Possiamo colpire tutti senza nessuna ripercussione, tipo la polizia che ci viene a picchiare. Ehi là, sorellina, che cosa hai da dirci? Ecco qua. Complete le missioni per sbloccare nuovi veicoli. Bella macchina laggiù. Sì, quel bolide sgargiante. Crash può svolgere missioni speciali nel mondo e sbloccare nuovi veicoli. Chi l'avrebbe mai detto? Le a bordo di una di quelle. Wow. Ehi, pupa, vieni qui con me. Allora, grazie delle monete. Ciao, sorellina. Oh, Crash, grazie al cielo sei qui. Sto cercando di far funzionare quest'auto, ma quella stupida saccentona di Nina mi ha rubato l'unità di fusione. Devi riportarmela. Mannaggia. Questa macchina sarà la più ganza di tutti i tempi. Eh certo, come no. Ah bene, troviamo l'unità di fusione. Allora, poi, qui che cosa abbiamo? Niente, qua abbiamo... Signora, signora, che fa? Signora, sta bene, signora. Signora, si calmi. Ecco, piccolo inconveniente fastidioso. Piccolo inconveniente. Allora, aspetta un secondo. Non c'era qui un frappe Wumpa? Allora, mi sembra che ci fosse un frappe Wumpa o sbaglio? Non vedo la telecamera. Allora, calmi tutti. Mi sembrava di aver visto un frappe Wumpa. Signora, la smetta. È impazzita la signora. Allora, niente. Mi sembrava di aver visto qualcosa che in realtà non c'era. A meno che non era... da un altro lato, forse. No, me lo sono immaginato. O meglio, ce n'è uno là sopra, però non è il momento di arrivare lì. Per adesso ci prendiamo tutti i soldi che riusciamo. Ecco, fatto, grazie. Eccone altri. Tra l'altro, questo... Ah, giusto, mi fa vedere la... il percorso per arrivare là sopra. Eccoti qua. Però questo è un percorso che visiteremo un'altra volta. Per il momento siamo qui solo per i soldi. Allora, comunque, come stavo dicendo, questo gioco c'ha delle animazioni di morte uniche e sono alcune veramente bellissime. Sì, certo, tanto quell'occhio non mi serve. Tanto quello non mi serve. Allora, ciao, Angie. Oh, Crash, sì, signor Crash. Sei signor una persona Crash. Ragionevole, vero? Ti interessa la proposta che ha da farti, Engine? Ho bisogno di una batteria al plutonio per il mio nuovo veicolo. Ok. Trovami plutonio a sufficienza e ti ricompenserò con un sacco di monete sonanti. Va bene, ti troverò il plutonio. Allora, avete presente quando pochi secondi fa vi ho detto che ci sono delle animazioni di morte unica? Eccone una. Puff! Che bello che era sto gioco. La teoria del Big Bang. Mi ricordo che avevo fatto non fatica a trovarle tutte, però ci avevo messo un attimo di più a trovarne alcune, perché alcune non ti dico che sono difficili, perché non lo sono. Sono un attimo nascoste alcune animazioni di morte, quello sicuramente. E sono nascoste magari in modo che neanche ti aspetti, è quello il punto. Perché tu pensi magari che tutti i filmati siano visibili o comunque... non ti dico difficili, ma facili da trovare, quando in realtà poi sono imboscati in alcune zone. Allora, fammi vedere. Un secondo, Pasadina. Dov'è il frappe Wumpa? Eccolo qua. Allora, andiamo alle ceste che sono sempre piene di soldi. Ecco qua. Tra l'altro, le animazioni dei soldi di questo gioco e anche il suono che fanno mi ricordano moltissimo anche quelle dei Simpsons Hit and Run. Quel gioco era davvero particolare. Altre ceste, altre ceste. Sbrigati, Crash. Il frappe Wumpa non durerà per sempre. Sbrigati. Ecco fatto, va bene, va bene. 1100 monete, non mi lamento. Ecco, altre ceste. Un altro frappe Wumpa e quindi aspettiamo un secondo prima di rompere le ceste. Allora, queste monete messe qui le prendiamo perché tanto sono sparse. Ecco, fatto. Per una moneta non è che ci guadagniamo molto, però finché sono di più. Allora, percorso giusto da fare è questo. Ecco, fatto, vai. Cos'è? Cos'è? Perché mi flickera tutto?
Allora, di qua, che ci sono altre ceste. No, bravo Crash, torna indietro. Ecco, fatto. Più soldi abbiamo fin dall'inizio, meglio stiamo adesso, credetemi. Ecco fatto. Altre ceste, altre ceste, altra gente che è impazzita. Ecco fatto. Dov'è, dov'è? Ah, peccato. Volevo prendere quest'ultima cesta. Vabbè, oh no, il tizio è caduto di sotto. 1600 monete, non sono male. Allora, altra animazione. Aha! Dammi la bibita. Quant'era bello sto gioco, dannazione. Heavy metal. Allora, qui c'è un ascensore che ci porta qua sopra, che ci fa vedere da vicino il tizio qui. Forello. Allora, qui è tornato anche il trenino, quindi saliamo di sopra. Il tizio ci ha seguiti, oh no. E adesso chi lo porta giù? Ecco. Stavo cadendo. Intanto è caduto lui però. Ecco qua. Altre monete belle belle. E siamo arrivati dove prima, Dio mio, dove prima il filmato ci ha fatto vedere tutto lo zoom. No, torna indietro. Dannazione. Allora, vabbè, facciamo così. Allora, 3, 2, 1. Preso. Allora, ecco fatto. Ci buttiamo di sotto perché tanto arriviamo qui. Mi servono altre ceste, altre ceste, altre ceste. Sbrigati. Altre ceste. Non ce ne sono altre? Le ho già finite tutte? No, ce n'è una. Ce sono due, dai, 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 dai. Almeno non sprechiamo il frappe Wumpa e soprattutto ci becchiamo un sacco di soldi. Ecco fatto. Eccone un'altra, eccone un'altra, non ci arriverò mai. Ok, ok, ce l'abbiamo fatta. Allora, altra animazione. Questa qua me la ricordo. Ah, Dio mio. Ma guarda che bella macchinina. Oh no, il Creek Crash. Oh no. Lunedì meccanico, eh già. Allora, loro invece sono i nostri rivenditori di macchine a noi. Mentre tutti gli altri bene o male ci parlano, loro ci vendono. Ai, le ginocchia. Aia. Ah, me lo ricordo ancora. Pollo duro. Poi, il gioco dell'amore. Tan. Oh no. Povero Crash. Ha il cuore spezzato ora. Il pollo duro. E questo non ci ha fatto vedere il nome perché c'era l'altro attivo. Allora, finiamo di prendere le monete in giro per il momento. Qui c'era un'altra cesta nascosta. Nascosta. Sono io scemo che non l'ho vista. Ah, Fon Clutch, ciao. Ah, Crash Bandicoot. Ammiri mia meravigliosa fettura, ya? Ya? Così bella che la sposerei se potessi. Ti prego, Crash, portami i miei cristalli di potere e questa bellissima creatura vivrà. Va bene, Fon Clutch. Porta un cristallo del potere a Fon Clutch. E diamo Nina invece che cosa ha da dirci? Oh, sei tu, palla di pelo. Bene, mentre sei qui, perché non ascolti la mia simpatica proposta? Voi, Bandicoot, avete un debole per i cristalli del potere, vero? Portami le chiavi della macchina che Fon Clutch ha parcheggiato qui e io in cambio ti darò il cristallo che ho trovato. Ok, calma. Trova le chiavi e portale a Nina a livello intermedio. Quali chiavi? Intendi quelle di quella macchina? Quindi la devo sbloccare e tu mi dai un altro cristallo? Questo mi stai dicendo? O solo delle chiavi vere e proprie? Non mi ricordo. Ehi, Crunch! Che cos'hai tu da chiedermi? Crash, cos'hai, fratellino?
Basta chiacchiere, mi serve aiuto. Ho trovato un'auto da guidare. Se mi aiuti spacchiamo tutto. Beh, è vero. Furbo. Tu fai un prestito a Crunch a basso interesse, io compro l'auto e faremo famiglie. A basso interesse. 2500, ecco. Se riusciamo ad avere subito 2500 monete, io sono contento, perché le macchine di Crunch, a mio avviso, sono le migliori, sono le più belle che ci sono. Ciao, Pasadina. Carino, mi hai mai visto correre su quelle piste? No. Sono un vero pericolo della strada. E se pensi dimmi di tutto, Pacoto. Aspetta di ammirarmi a bordo di questo bolide. Il problema è che mi serve un cristallo del potere. Ovviamente. Non è che ne hai uno? Non ancora. Te ne porterò uno. Allora, più che altro, le chiavi che ha chiesto Nina, io non mi ricordo se sono chiavi effettive oppure è solo una metafora. Aspetta un attimo. Uno, due, ecco qua. No, c'era un altro di questi. Cavolo, vabbè, tanto... Ecco, troppo tardi. Andata. Non ci guadagno nulla perché non ci sono più ceste in giro, quindi amen. Facciamo un minigioco. Questo gioco è pieno di minigiochi. E abbiamo, tralasciando un attimo la musica che è andata un po' a sfancularsi, dobbiamo fare 30.000 punti per ottenere 500 monete e un cristallo del potere. Va bene? Allora, guadagna punti sparando i bersagli in movimento. Vengono assegnati punti bonus per la velocità e precisione della partita termina dopo 10 colpi andati a vuoto. Ok. Ok. Oh no. I cosi. Merda. No, non va bene, aspetta. Mira invertita. No. Riavviamolo. Ecco fatto. Oh, finalmente. Ecco fatto. Allora, se non ricordo male, e infatti sembra che il gioco me lo stia anche consigliando, se continuo a mirare lo stesso tipo di nemico mi dovrebbe dare un bonus. Nah! Ho fatto troppi colpi a vuoti. Tra l'altro è divertente che stiamo sparando dei polli delle anatre con dei polli. Cioè con dei polli cucinati. È molto divertente il tutto. Ecco fatto. Mi ricordo che da bambino facevo mega fatica con sti minigiochi perché non riuscivo ad ottenere abbastanza punti. Effettivamente forse perché non cambiavo la modalità di mira, perché quella invertita è veramente terribile. Siamo arrivati a 30.000 punti. Non male. Beh, direi che possiamo anche fermarci. E abbiamo ottenuto il nostro primo cristallo del potere, oltre a 700 monete. Grazie. Ora direi, prima di consegnare il cristallo a qualcuno, tra l'altro, Cortex ancora non mi parla. Prima di dare appunto il cristallo a qualcuno, facciamo un altro minigioco che è il mio preferito. È il mio preferito di questo gioco. Il bowling. Corsie di Von Klutsch. Poi abbiamo di nuovo pasticci volanti. Allora, una cosa che è strana, però funziona così. Quando vai nella sezione minigiochi, tu vedi tutti i minigiochi di tutte le aree. Quindi se anche io andassi da questo, potrei rifare quello di prima. Per qualche motivo. Dobbiamo fare 150 punti per un cristallo e 500 monete. Abbatti birilli in ogni frame. Controlli, muovi con L il pad, spostare la palla, premi X per fermare il misuratore di direzione, premi L, impostare il tiro, premi X per lanciare la palla mentre il misuratore sale e scende. Beh, direi che è facile. Poco più in qua. Vediamo di fare strike. Non male. Clunk. Allora, abbiamo detto 150. Quanti erano i punti? Ah, non l'ho visto. Fa niente. Poco più in qui. Ecco fatto. No, ne è rimasto uno. No, che palle. Vai un po' più in qua, più in qua, più in qua. Preso.
Beh, è facile riuscire a muovere la palla così, eh. No. No, vabbè. Nah, questo l'abbiamo proprio fatto di schifo. Non importa. Ok, no, ne abbiamo mancato uno all'inizio. Vabbè, dai. Non male, abbiamo fatto 37 punti. Ah, ancora uno? Oh, se è il gioco a farmelo fare, perché dovrei rifiutarmi? Forse era per semplificare la vita ai bambini, per quello. Ecco fatto. No, non t'azzardare a muoverti. Ok, yes, strike di nuovo. Ok, questa mi piaceva perché ti permetteva di fare tipo skateboard così, così, così. Aspetta, poco più in qua. Vai, dritto. Yes, strike di nuovo. You spin me round, round, baby, round, round. Ecco qua, poco. Di qua, di qua, di qua. Presi. Madonna, quanti tiri che ti facevo da bambina sto gioco. Di nuovo uguale? No, questa volta. Allora, aspetta, non posso nulla. Ecco. Ok, questo tiro l'abbiamo fatto un attimino piano piano perché dovevo curvare per bene. Stessa pista, sì. Ok. No, più piano, dovevo lanciarla più piano. Ah, due. Vabbè, 130 punti non sono male. Siamo già arrivati dove dovevamo, insomma. No! Troppo. Ho lanciato troppo forte. Ok. No, di nuovo! Che palle! Vabbè, non fa niente. Ok, vai dritto. Presi? Yes, con un tiro lento tra l'altro. Stessa pista, ok. Vai dritto. Preso. Yes. Beh dai, non è stata una non è stato un cattivo gioco. Un altro? Ah certo, perché ho fatto strike ed è l'ultima. No, no, dai, uno, che palle. Vabbè, dai, non importa. Ho ancora una possibilità. Abbiamo fatto, no, quasi, 202 punti. Beh, dai, abbiamo già due cristalli del potere. Beh, che dire, non vedo veramente l'ora di mostrarvi come questo gioco andrà avanti. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!